In questo viaggio abbiamo visto come Santa Rosa di Viterbo, una ragazzina laica, abbia avuto il coraggio di essere missionaria dell'unità e della pace, testimone di gioia. I santi come Rosa, cercando di vivere il Vangelo, hanno scoperto il vero segreto della felicità, che ho cercato di approfondire nel mio ultimo libro, L'amore vince. Sì, perché è proprio l'amore il vero segreto per la gioia piena. Vuoi essere felice? Dona amore. Metti tutto il tuo impegno per rendere felici le persone con cui ti relazioni. L'amore ci dona la forza che ci permette di rialzarci quando ci sentiamo schiacciati da croci troppo pesanti per le nostre fragili spalle. L'amore è il balsamo, capace di sanare le nostre ferite più profonde, le relazioni che si sono spezzate. Quante resurrezioni ho visto in questi anni proprio grazie alla potenza dell'amore. Sono convinta che tutti i momenti più belli della nostra vita sono proprio caratterizzati dall'aver donato amore vero e dall'esserci sentiti raggiunti in profondità dall'amore di qualcuno. Se vuoi fare esperienza della pace, della gioia piena, prova a far tesoro del segreto che Gesù stesso ci ha rivelato. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Impegniamoci allora a crescere ogni giorno nell'arte di amare, imparando da colui che è l'amore. Potremo così scoprire, custodire la gioia piena nel nostro cuore e donarla a tanti.